Weekend appena finito, per molti è trascorso all'insegna dello sport. Gli appassionati di calcio hanno assistito alla finalissima di Champions League tra Inter e Bayern di Monaco, mentre chi ha il pallino delle due ruote ha certamente trovato pane per i propri denti all'Oval Lingotto, dove si è svolta una nuova edizione di Torino Motor Fest, una manifestazione completamente dedicata alle discipline più diverse per auto e moto, alternate a show acrobatici e prove gratuite dei bolidi. A sottolineare che il connubio donne e motori non fa solo rima con dolori, una madrina davvero d'eccezione, l'ex Miss Italia piemontese Edelfa Chiara Masciotta, accompagnata da Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, e dall'irriverente Capitan Ventosa, anche lui alla corte di Antonio Ricci. Gli organizzatori parlano di circa 20.000 spettatori che hanno potuto divertirsi visitando l'area espositiva interna, assistendo dal vivo ai tanti spettacoli di freestyle, supportati da musica rock di prima qualità, trial acrobatico, biciclette capaci di saltare ostacoli proibiti ai più, e gare di supercross o minibike, che hanno lasciato molti a bocca aperta. Tanti gli ospiti internazionali che sono intervenuti, tra cui i piloti di trial acrobatico di fama mondiali come George Pasquette e Marcel Giubribo. Un momento importante di queste due giorni dedicate ai motori, in conclusione ha coinciso con le gare su terra, con una nota curiosa a caratterizzarne l'allestimento. Sono infatti stati utilizzati oltre 200 camion per trasportare la terra necessaria a costruire una pista da cross nel centro di città. Un dietro le quinte faticoso, ma tutti i collaboratori, alternatisi nella preparazione della kermesse, lo hanno affrontato con grandissima passione.